Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo tre ricettine facili per preparare delle lunchbox per le vostre pause pranzo. Per la prima vado a fare degli involtini con la carta di riso, gamberetti, avocado, insalata, menta, carote e cetrioli. Potete anche preparare i gamberetti già la sera prima, magari per un pasto, per una cena che fate. Sarebbe una buona idea quella di riutilizzarli per fare questi involtini il giorno dopo. La carta di riso non è difficile da lavorare, basta lasciarla nell'acqua tiepida finché non diventa morbida. La vado poi a stendere e inizio a farcire appunto il mio involtino. Per arrotolare l'involtino forse ci saranno delle regole precise, ma io non le seguo, quindi cerco di arrotolarlo un pochettino come mi viene meglio, come mi viene più comodo e facile. Fatemi sapere se voi conoscete le tecniche giuste per fare degli involtini perfetti. Ora vado ad aggiungere della salsa agrodolce. Io l'ho già acquistata al supermercato, ma volendo la potete fare voi. Per la seconda ricettina vado a fare un wrap con pollo, feta, verdure al forno, quindi peperoni e zucchine al forno. Vado a tagliarli abbastanza fini, ma comunque non sono molto esperta a tagliare le verdure, però mi arrangio un po' come riesco. Vado a tagliare anche una cipolla, logicamente siete liberi di modificare la ricetta a modo vostro. Di tanto in tanto vado a girare le verdure al forno, quindi i peperoni e le zucchine, e nel frattempo taglio il pollo in striscioline fini. Vado ad aggiungere poi le spezie. Oh,
questo caso vado ad aggiungere un po' di frutta secca. La terza ricetta invece sarà molto semplice, quindi andrò a fare della quinoa con delle uova, delle verdure già tagliate. Ho trovato al supermercato queste verdure che sono veramente comodissime perché sono verdure già tagliate e pronte per essere cucinate, quindi potete farle direttamente al microonde oppure semplicemente in padella. Molte volte le faccio in padella, però per comodità e velocità le posso fare anche al microonde. Vado poi a fare delle uova sode, quindi le vado a cucinare per circa 8 minuti e in questo caso ne metto 3 perché vado a preparare 2 lunchbox. Per quanto riguarda la quinoa invece le dosi sono 1 a 3 indicativamente. Posso decidere se fare una mega insalatona con tutto quanto oppure se appunto organizzare il piatto come sto facendo per comodità. Spero che queste idee vi possano ispirare in qualche modo, sono ricette molto facili, non sono nulla di speciale difficile. Anche in questo caso se la quinoa l'avete già preparata la sera prima magari, oppure l'avete già preparata a pranzo il giorno prima, potrebbe essere un modo per non buttare gli avanzi, ecco. Quindi spero il video vi sia tornato utile, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!